Baselga di Pinè, il borgo principe dell'omonimo altopiano. Un centro dove si può spaziare tra attività prettamente turistiche, sportive e religiose. A pochi minuti dall'abitato di Baselga si può raggiungere la località di Beldorpian, il punto di partenza per numerose passeggiate nei suoi incantevoli boschi. Altro incanto della natura è il lago di Serraia. Un luogo ideale per grandi e piccini, dove è possibile praticare sport o semplicemente passeggiare lungo un comodo percorso che lo collega all'altro lago dell'altopiano, quello delle Piazze. Corso Roma è il punto nevralgico del borgo, dove si trovano negozi, bar, ristoranti e da qui si raggiunge il centro storico. Passeggiando tra i vicoli si arriva all'antica pieve di Santa Maria Assunta, una meravigliosa chiesa del XIII secolo. Si presenta con stili diversi, dal romano al gotico, dal rinascimentale al barocco. Una meravigliosa testimonianza di fede, arte e cultura. A pochi chilometri da Baselga ci sono altre chiese di grande rilevanza. La chiesetta di Vigo è risalente al 1600. Gode di una posizione privilegiata che domina il paese e offre una vista a 360 gradi sulle frazioni circostanti e sui monti trentini quale il gruppo del Brenta, Monte Bondone e Vigolana. La chiesa di San Mauro, citata già in un documento del 1242, fu sicuramente la prima pieve pinetana. Oggi si presenta in stile gotico rinascimentale. È dedicata a San Mauro Abate e è pullula di affreschi e oggetti di varie epoche, realizzati da rinomati artisti trentini. Nella frazione di Montagnaga si trova infine il più frequentato luogo mariano della religione, il santuario della Madonna di Pinè, dove, secondo la tradizione, la Madonna sarebbe apparsa 5 volte a una pastorella. E nel borgo, gli appassionati di storia non possono perdersi l'albergo alla Corona, uno dei primi alberghi del luogo divenuto sede del Museo del Turismo Trentino. Baselga di Pinè è una meta obbligatoria se si vuole vivere a stretto contatto con la natura e con la storia. Viaggia in Italia con noi, viaggia con e Borghi.